è molto complicata ed è lunga da raccontare, perché io posso parlare poco della prima guerra mondiale, ma molto della seconda, perché mio marito era generale di corpo d'armata e allora, insomma, ne ho passato di tutto. Ho provato tutto nella vita. Ora, grazie a Dio, insomma, Dio mi ha voluta fino a questa età e io lo ringrazio, però, insomma, i miei acciacchi ci sono, però posso superarli. Il segreto per arrivare a questa età? Non lo so. Io sono religiosa e so se il Signore Dio mi ha voluta. Io non dico, insomma, ho provato di tutto, specialmente la seconda guerra. Ho provato la fame, la paura, i bombardamenti. Di tutto ho provato, di tutto, con tutto questo. Avevo i bambini piccoli, avevo 4 bambini che mi stavano dietro. E insomma, le paure terribili. Ho anche provato la fame a quei tempi. Eppure mio marito ne è uscito vivo, grazie a Dio, perché lui, come dicevo, è un generale di corpo d'armata, perciò aveva molto, molto incarichi. E io ce lo ricordo sempre, sempre. Dunque, io mi alzo, faccio la colazione che mi prepara mia figlia e cammino con questo, perché non ho, le gambe non mi funzionano poco, insomma, con questo cammino però. E poi faccio colazione, poi la domenica, se il tempo è buono, se non c'è freddo, io vado a messa. E Don Umberto mi conosce, mi aspetta. E questa volta non posso andare. E allora, perché il tempo è diventato freddo ora. E poi mia figlia, questa qui, mi accudisce in tutto. Olezzava la terra. Luce alle stelle, stridea l'uscio del bosco, un passo sfiorato e l'avea, mi cadea fra le braccia, o dolci baci o languide carezze, mentio fremente le belle membra carezzar potea. Finì il mio bel sogno d'amore, l'ho rifuggita, io muoio disperata. Queste sono le parole della Tosca. Brava! Vissi d'arte, vissi d'amore.